Buon sabato 8 agosto 2020, raccolta differenziata a Sciacca, oggi prelievo regolare della frazione umida, una raccolta che ricomincia dopo 3 giorni di sospensione e tante polemiche anche di natura politica. La situazione resta di emergenza, anche se per questo weekend le autorità sono riuscite a mettere una pezza. Resta il conflitto tra gli enti che dovrebbero occuparsi di affrontare le varie situazioni di difficoltà ed individuare gli impianti dove conferire i rifiuti. Il sindaco Francesca Valenti si era rivolta alla regione che ha indicato nella SRR la struttura che ne ha la competenza in ambito locale. Purtroppo ci sono dubbi concreti che lunedì la raccolta dell'umido sarà nuovamente sospesa. Dopo le critiche di ieri al sindaco Francesca Valenti da parte del centrodestra in ordine alla gestione dell'emergenza rifiuti, oggi 6 consiglieri della maggioranza fanno muro a difesa del primo cittadino, sostenendo che bisogna saper distinguere i momenti in cui ci si può dividere dai momenti in cui si fa fronte comune nel supremo interesse della comunità. Vincenzo Bonomo, Ezio Di Prima, Simone Di Paola, Elvira Frigerio, Fabio Leonte e Valeria Gulotta fanno notare che i consiglieri di centrodestra, avendo amministrato questa città per 5 anni, sanno benissimo di chi sono le responsabilità di questo stato di cose e li invitano a rivolgersi al presidente della regione Nello Musumeci, che di Sciacca con il suo governo si sta interessando poco, vedi infatti le terme. Sono ancora 15 i comuni della provincia di Agrigento che non hanno ancora approvato lo statuto della nuova società consortile che dovrà gestire il servizio, tra questi 2 più grandi, il capoluogo Agrigento e Sciacca. Dopo l'annuncio dell'inevitabile commissariamento da parte del governo regionale, ieri sera il consiglio direttivo dell'ATI Idrico ha tenuto una conferenza stampa riconoscendo che se un commissario può fare di meglio e più in fretta, che ben venga. Noi siamo contro i commissari, ha detto il presidente dell'ATI Francesca Valenti, ma se questo ci aiuterà ad accelerare, allora speriamo che ciò possa risultare positivo. Non ci sta il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che nel corso dell'incontro ha annunciato le dimissioni dal consiglio direttivo. La conferenza stampa indetta dal presidente dell'ATI di ieri ha prodotto una presa di posizione dell'associazione Consumer presieduta da Giuseppe Di Miceli. Abbiamo avuto la conferma, dice l'associazione, che la politica ancora una volta ha fallito i propri obiettivi. La nota dell'associazione Consumer fa riferimento al commissariamento dell'ATI da parte del presidente della regione, ma sottolinea anche di aver appreso che ad oggi il piano d'ambito sulla gestione del servizio, strumento necessario per capire il reale costo della gestione del servizio, ad oggi non è ancora aggiornato e non è prevedibile prevedere quando lo sarà. Contribuire alla crisi economica dei liberi professionisti penalizzati dall'emergenza coronavirus affidando agli stessi per i prossimi 2 anni la progettazione e il collaudo inerente alle opere pubbliche, pagando le parcelle da un fondo specifico da 50 milioni di euro. Queste, in sintesi, sono alcune delle proposte avanzate al governo Conte dalla rete delle professioni tecniche. Nella sede dell'Ordine Provinciale degli Architetti di Agrigento sono stati illustrati i contenuti degli emendamenti al decreto dal vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino Lamendola. Torna il Grande Teatro nello scenario di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia. Quest'anno il Teatro Comunale L'Idea, che organizza la rassegna Lucciole e Silenzio insieme all'amministrazione comunale di Sambuca, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento con 2 serate evento. La prima, che si svolgerà domani 9 agosto a partire dalle 19, sarà una vera e propria maratona teatrale con 2 spettacoli in sequenza. Ci sono i personaggi di Shakespeare che prenderanno vita in scena con Cattivi e Cattivissimi di Luigi Lunari, protagonista Antonio Salines. Poi sarà la volta del Sogno di Ipazia, lo spettacolo scritto da Massimo Vincenzi, interpretato da Francesca Bianco e diretto da Carlo Emilio Lerici. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Vi consigliamo di consultare tutti gli argomenti presenti all'interno del nostro portale online giopresti@corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp